Perfetto, allora siamo con Anthony Poli, presidente dell'associazione Pomodoro De Cesare. Che cosa stiamo celebrando questa sera? Allora, ad oggi qui nella location del Castello di Monterone a Perugia stiamo festeggiando la registrazione del Pomodoro De Cesare nelle varietà antiche, regionali e probabilmente nel giro di qualche tempo anche a livello nazionale. La cena, diciamo, è stata organizzata in collaborazione dell'associazione Pomodoro De Cesare e dei proprietari del castello, anche per, diciamo, far mostrare la nuova cucina e il lavoro che hanno fatto i proprietari del castello, perché hanno rivoluzionato completamente quello che è il loro menù, mettendo a menù tutti i prodotti locali, ed ecco il perché la scelta del pomodoro cesarino, perché è l'unico pomodoro, diciamo, a livello regionale che ha caratteristiche proprio di essere coltivato, trasformato e prodotto sullo stesso comune e quant'altro. Quali sono le caratteristiche del pomodoro cesarino? Organolettiche? Allora, diciamo che il pomodoro cesarino ha una storia che spiega il fatto che egli è praticamente resistentissimo a quella che è una carenza idrica e a quelle che sono malattie fitopatologiche, come ad esempio attacchi parassitari con peronospora, uidi o altre malattie, in quanto è stato coltivato da circa 250 anni sul territorio di Monte Castello da una famiglia, la quale, diciamo, prendeva il seme e lo riseminava tutti gli anni mettendolo da parte. E il pomodoro così si è adattato alle temperature, all'umidità, ai vari, diciamo, al clima di Monte Castello, e oltre a questo ha sviluppato, diciamo, caratteristiche di, diciamo, alta sapidità della polpa, alta sapidità anche della buccia, è tendenzialmente un pomodoro, diciamo, tenace sia per quanto riguarda la pianta ma anche per quanto riguarda il frutto stesso, in quanto è molto duro per la scarsità di acqua che presenta al suo interno, e questa, diciamo, sua resistenza gli permette anche di essere resistente agli attacchi degli insetti e anche di avere una capacità di conservazione lunghissima. Infatti se uno lo prende, lo conserva in imbinghe, che sono, diciamo, delle strutture con pomodori incrociati e con il filo, e li appende, diciamo, in un luogo asciutto e all'ombra, il pomodoro riesce a conservarsi anche fino a dicembre, gennaio, tranquillamente, mantenendo le sue caratteristiche organolettiche.